La domanda che tutti si fanno dopo l'uscita di Fantasmi dal passato è: ma perché diavolo la Konami ha stampato il glorioso soldato nero Link con una rarità ancora più alta di quella precedente, che già prima costava un sacco di soldi? Allora, questo non lo so, lo dovete chiedere alla Konami. Però la seconda domanda che soprattutto i giocatori Shadow si chiedono è: ma i nuovi supporti usciti, quindi la bambola ombra terra e quella fuoco, sono davvero utili? Devono essere inclusi nel deck? Qual è la migliore? Oppure fanno schifo, non dobbiamo giocarli? Quindi nel video di oggi andiamo a confrontare queste due carte e vedere quale è migliore e in che tipo di deck una delle due funziona meglio. Quindi direi di iniziare con Genius, quella di terra, né bambola ombra genio, il nome in italiano, e quella di fuoco ha un nome ancora più assurdo, ma ci arriviamo dopo. Allora, questa è un livello 4, come potete vedere, terra macchina, attacco 1008, difesa 1000, quindi stesse statistiche di Squamata, e come tutti i mostri Shadow ha due effetti, uno flip e uno che si attiva quando la carta viene mandata al cimitero da effetto carta. Allora, l'effetto flip dice che possiamo scegliere come bersaglio un mostro Shadow che controlliamo e quel mostro scoperto è immune dagli effetti dei mostri in questo turno, eccetto il suo stesso effetto. Invece il secondo effetto, che è quello che si attiva quando la carta viene mandata al cimitero, cosa dice? Dice che possiamo scegliere come bersaglio un mostro con effetto sul terreno, quindi sia nostro sia dell'avversario, e nessun giocatore può attivare gli effetti sul terreno di quel bersaglio in questo turno. Poi, ovviamente, come tutti i mostri Shadow, ha la clausola che non possiamo utilizzare entrambi gli effetti, quindi solo un effetto per turno e solo una volta in quel turno. Allora, andiamo un attimo ad analizzare i pro e i contro di questa carta. Allora, il pro è che sicuramente è un mostro terra, quindi se giocate Shekinaga in extra, questa vi può aiutare. Poi, questa carta, secondo me, ha l'effetto cimitero più interessante di quello scopri. Perché? Perché l'effetto scopri dice che possiamo in pratica rendere immune uno dei nostri mostri Shadow dagli effetti dei mostri dell'avversario, però se ci pensate, un sacco di volte gli effetti che rompono le scatole potrebbero essere quelli magia o trappola e quindi noi non riusciamo a proteggerci da questi. Sarebbe stato meglio se fosse stato un effetto al Michelinosauro, quindi eravamo immuni dagli effetti di tutto, però gli effetti dei mostri può essere rilevante qualche volta, dipende sempre un po' dalla situazione. La domanda da farsi è: ma questo effetto flip lo vorremmo applicare a chi? Il mostro forse più importante da proteggere è Winda, però Winda ha già una protezione da distruzione. Di solito Winda, quando viene uccisa, è o in battaglia oppure perché ve la fanno fuori con qualche magia o trappola. Se vi fanno per esempio un'impermanenza, nel senso, sì, è un effetto insomma, secondo me, anche perché è flip, quindi dovete avere modo di attivarlo quando vi serve. Potreste usare la Reshi in cimitero, potreste usare, se lo giocate, il Segugio, però insomma. Mentre l'effetto un po' più interessante probabilmente è il secondo. Perché? Perché uno potrebbe pensare, dà la possibilità a un deck Shadow di andare a fare delle negazioni che possono essere tipo impermanenza o tipo Veiler, il dissimulatore. In realtà non è proprio così, perché se leggiamo bene la carta, e questo è importante, l'effetto 2 di Genio non dice che annulliamo gli effetti o annulliamo l'attivazione di un mostro, degli effetti di un mostro, ma dice che impediamo al mostro di attivare gli effetti. Quindi, intanto effetti continui, questa non fa niente perché quelli non si attivano e quindi restano lì. Ma immaginate un attimo, se il mostro dell'avversario è un effetto quick, ok? E noi in qualche modo attiviamo Genio, l'avversario può rispondere, ok? Quindi se noi bersagliamo con Genio un mostro dell'avversario, l'avversario può rispondere in catena, in pratica non abbiamo concluso molto. Se invece facciamo il contrario, quindi l'avversario attiva un effetto e noi usiamo Genio in catena, in teoria l'avversario ha già attivato l'effetto,
Quindi poi la catena funziona che partiamo dall'ultimo e andiamo alla risoluzione, però l'attivazione è già avvenuta, quindi anche in quel caso non è che ci serve a molto. Soprattutto perché un sacco di mostri hanno effetti che si attivano una volta per turno, ok? Dov'è che potrebbe servire Genio secondo me? Allora, in due situazioni. Numero uno, se fate chain blocking. Ad esempio, supponete di evocare una fusione e lei è una dei materiali, con il chain blocking magari riuscite a metterla non ultima in catena, quindi l'avversario potrebbe non rispondere, non essere in grado di rispondere a questo effetto. E questo potrebbe essere carino se usate ad esempio Apcallone, perché avreste due negazioni in pratica. Potrebbe anche essere rilevante se andate a bersagliare mostri tipo Apollo USA che possono attivare il loro effetto più di una volta per turno. Però secondo me questa carta ha veramente il suo potenziale al massimo quando la usate su una versione con Invoke, perché con Meltdown, allora lì l'avversario non può rispondere. Se voi evocate tramite fusione e lei è una dei materiali, l'avversario non può rispondere e quindi riuscite effettivamente a annullare gli effetti del mostro in qualche maniera. Però se voi volete giocarla con sinistri giochi d'ombra, oppure magari come effetto di costrutto, quando evocate costrutto mandate lei e pensate di annullare qualcosa, dovete sempre ricordarvi che l'effetto non dice che annulla gli effetti o annulla l'attivazione, ma impedisce l'attivazione. Quindi contro un sacco di effetti quick e contro effetti continui non fa niente. Per questo secondo me è una carta interessante, ma non va a rimpiazzare altre carte che comunque in un mazzo Shadol potresti usare come Veiler o come al limite in permanenza. Quindi questo è uno dei problemi secondo me della carta. E poi l'altro problema è che non è incantatore, quindi sapete che con l'uscita dei mostri, del mostro Magistus e la magia Magistus Invocation, possiamo fondere usando però un incantatore. Quindi se ci capita in mano lei e Ariel oppure Wendy e nella vostra versione usate anche Magistus Invocation, non riuscite a effettuare la fusione. Quindi questo è qualcosa da tenere in considerazione. Ovviamente dipende dal tipo di deck che usate, dal tipo di carta, dal tipo di strategia, e quindi quello che dico in questo video va applicato però tenendo in considerazione il vostro tipo di deck, che stile di gioco usate, che tipo di carte usate. Passiamo invece alla seconda, quindi quella di fuoco. Quindi si chiamava Hell Shadow Hollow in inglese e l'hanno tradotta con cavo, che vabbè, lasciamo stare. Questo è un mostro fuoco livello 9, demone, 2009 di attacco, 2009 di difesa, anche lei stessa roba, effetto scopri, effetto che si triggera quando va al cimitero. L'effetto scopri dice che possiamo scegliere come bersaglio un mostro scoperto dell'avversario, mandiamo un mostro bambola ombra dall'extra al cimitero con lo stesso attributo di quel mostro dell'avversario e gli bandiamo il mostro. Invece, se questa viene mandata al cimitero, in pratica mandiamo, contiamo quanti attributi originali ci sono nel terreno e mandiamo lo stesso numero di carte dalla cima del deck al cimitero. Allora, i vantaggi di questa sono, intanto, se giocate Grista ovviamente può servire. Qui abbiamo, secondo me, il contrario rispetto alla bambola ombra terra, perché l'effetto più interessante è quello scopri. Perché? Perché in pratica vi permette, se giocate soprattutto contro un avversario che ha mostri oscurità o luce, vi permette di fare delle giocate veramente difficili da gestire da parte dell'avversario. Supponete ad esempio che l'avversario evochi un mostro oscurità e voi avete la Resh in cimitero, bandite Resh con un mostro Shadol, girate questa, bersagliate quel mostro, mandate Apcallone al cimitero e oltre a bandirgli il mostro riuscite anche ad attivare l'effetto di Apcallone. Ok, quindi questo è sicuramente un effetto molto molto potente e soprattutto torna utile se usato in combinazione con Resh oppure se usate Segugio. Poi, comunque un 2009 di attacco e difesa, che non è poco, quindi è molto più difficile da distruggere in battaglia rispetto a Genio da parte dell'avversario. E inoltre, questo è un mostro che
essendo di livello 9, diciamo, può essere un pro e un contro, ripeto ancora, a seconda del deck che usate. Nella versione che uso io, avere accesso a un livello 9 mi aiuta, per esempio, se voglio evocare il BLS Link. Ok? Perché? Perché il BLS Link, se vi ricordate, quando uno dei materiali almeno è un livello 7 o superiore, acquista la protezione contro distruzione e contro bersagliamento. Quindi avere accesso a questo mostro è importante. Però l'altro argomento potrebbe essere, e se io ce l'ho in mano? Allora, se ce l'avete in mano, potrebbe essere un brick, ok? Perché come fate ad evocarlo? Se è nel deck, potreste usare Wendy, va benissimo. Se ce l'avete in mano, potrebbe tornare utile nel caso voi abbiate nel vostro deck anche Chaos. Perché? Perché con Chaos riuscite a mandarlo al cimitero, e mandandolo al cimitero andate a pompare di 900 l'attacco di tutti i vostri mostri per quel turno. Oltre ovviamente ad attivare il suo effetto che va a mandare carte dalla cima del deck al cimitero. Che è un effetto che in un mazzo Shadow potrebbe anche essere utile, perché potreste mandare della roba che o si attiva, tipo i mostri, oppure delle magie o trappole che poi magari riuscite a riprendere. E questo anche torna utile con l'effetto flip, perché se mandate per esempio un costrutto o qualche altro mostro Shadow al cimitero che non sia Apcallone, sapete che potete riprendervi una magia o trappola Shadow in mano dal cimitero. Quindi, altro svantaggio, anzi ultimo svantaggio di questa carta, come l'altra, è che è un mostro demone, quindi non è incantatore, quindi se voi giocate i mostri Magistus potrebbe essere un attimino un problema se vi trovate in mano questa e un altro mostro che non sia incantatore. Quindi riassumiamo, qual è il verdetto? Allora, ripeto, sono delle carte che possono essere utili, non credo siano delle carte che per forza bisogna giocare nel mazzo, soprattutto se non avete una build pura o quasi pura di Shadow, potreste non neanche volerle giocare. Se voi avete un mazzo Invoke, secondo me potrebbe aver più senso usare Genius, proprio per il fatto che se l'avversario non può rispondere a questo, avete una negazione in pratica, assomiglia molto di più a una negazione vera. E invece se voi giocate un mazzo dove per esempio, come nel mio caso, avete bisogno di mostri di livello alto per evocare il glorioso soldato nero, oppure pensate che questo effetto scopri sia importante perché in pratica diventa come l'effetto di Nadir, se ci pensate, ok? Mandate al cimitero, ovviamente se l'avversario gioca roba oscurità o luce, ma insomma sono gli attributi più comuni. Quindi in quel caso la bambola ombra a fuoco diventa importante. Personalmente io ho provato entrambe, attualmente gioco quella fuoco a 1 e quella di terra non la gioco. Testatele, il mio consiglio è provate su qualche simulatore, provate a giocare quella di fuoco, provate quella di terra, vedete quale vi trovate meglio. Personalmente, ripeto, sto giocando una copia di quella di fuoco e nessuna copia di quella di terra, però questa è la mia opinione, voi dovete farvi la vostra opinione con l'esperienza, provando e andando a vedere cosa per il vostro modo di giocare, per la vostra strategia, risulta più utile. Con questo direi che possiamo concludere il video, spero vi sia tornato utile, iscrivetevi, mettete like, commentate se volete, come sempre, ormai lo dico ogni volta, ma se uno non lo dice poi nessuno lo fa. E noi come sempre ci vediamo alla prossima, ciao!